Il doppio colpo di Via Guncina, investigatori a caccia dei ladri. La squadra mobile di Bolzano è impegnata nelle indagini sui due furti messi a segno a distanza di pochi giorni nell'abitazione di una coppia di professionisti in Via Guncina. Intanto prese quattro ladruncole entrate in azione in una casa di Via Argentieri. Esplosione in una casa a Malles Venosa, la deflagrazione avvenuta a seguito di una fuga di gas, ferito in modo serio un 71enne. Delitto per Pamer, pena ridotta, 16 anni di reclusione in appello per il giardiniere tunisino che uccise a coltellate una parrucchiera nel giugno del 2012 in via Winkel a Merano. Cantiere in via Resia, viabilità in tilt a causa di lavori in corso, traffico caotico stamani sull'importante arteria bolzanina, proteste degli automobilisti. Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale con la cronaca. Proseguono per ora senza esito le indagini sui due colpi messi a segno ai danni della casa di una coppia di professionisti a Bolzano. Due colpi nel giro di 10 giorni, ladri, professionisti e soprattutto ben informati, quelli che hanno agito prima nella notte tra l'8 e il 9 maggio scorsi e poi nella notte tra sabato e domenica scorsi al civico numero 26 di Via Guncina a Bolzano. Ad essere presa di mira l'abitazione di Kurt Baumgartner e Patrizia Pagano, noto imprenditore lui, notaio lei. Dalla casa hanno preso il volo la prima volta orologi per un valore vicino al 500.000 di euro. Lo scorso fine settimana sono stati vuotati 5 contenitori per gioielli, bottino a 5 zeri. Una delle ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che i malviventi la notte del primo furto siano stati disturbati e si siano accontentati degli orologi. Poi potrebbero aver pedinato la coppia proprietaria dell'appartamento, sfruttando l'unica sera in cui sono usciti dopo il primo colpo. Patrizia Pagano ha raccontato di avere alle sue dipendenze una coppia di collaboratori filippini, assunti 8 anni fa, persone di cui ha piena fiducia. Gli investigatori stanno seguendo ogni possibile pista. Che sia un furto particolare è sotto gli occhi di tutti, quindi io difficilmente credo alle coincidenze, questo sì. Dobbiamo lavorarci, sarà un'indagine lunga. Intanto la squadra mobile di Bolzano ha rafforzato i controlli sul territorio, in particolare quelli tesi alla prevenzione dei furti in appartamento. Nelle ultime ore gli agenti sono intervenuti per un tentato colpo in un alloggio di via Argentieri nel centro storico. Grazie alle immagini di una videocamera di sorveglianza è stata riconosciuta, bloccata ed arrestata alla stazione ferroviaria del capoluogo la responsabile, una croata di etnia rom di 20 anni. Con lei c'erano 3 sue connazionali denunciate a piede libero, 2 dodicenni e 1 ventenne. Addosso un vero e proprio kit per lo scasso. L'attività da questo di Bolzano è sempre attiva e comunque è sempre pronta a fermare o comunque cercare di arrestare questo fenomeno dei furti in appartamento. Grave incidente domestico stamani in un'abitazione di Planol, frazione di Malles Venosa. Tutto è accaduto verso le 10:25, ora in cui si è verificata un'esplosione nella cucina dell'alloggio. A causarla una fuga di gas dalla bombola a servizio dei fornelli. Il proprietario dell'appartamento, un 71enne, è stato investito da alcuni vetri che si erano infranti a seguito dell'esplosione ed ha riportato un profondo taglio ad una mano. Trattandosi di un soggetto cardiopatico, i soccorritori del 118 hanno preferito trasportarlo in elicottero all'ospedale di Merano. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio sviluppatosi dopo l'esplosione. Il rogo ha provocato danni limitati, se si fa eccezione per alcuni infissi. Cambiamo argomento. Parlare di fedeltà al lavoro in quest'epoca di crisi è difficile. Ed è difficile pensare che in futuro possano verificarsi casi di lavoratori che per oltre 40 anni hanno operato nella medesima azienda, come è accaduto invece a chi oggi è stato premiato dalla Camera di Commercio. Quello di Rosina Kronbichler è il caso di più elevata anzianità in un'azienda altoatesina, tra quelli premiati oggi a Palazzo Mercantile nel corso della consueta cerimonia organizzata dalla Camera di Commercio. 42 anni di fedeltà a un'agenzia assicurativa di Brunico. Racconta di essersi divertita a contatto con la clientela, svolgendo le mansioni più varie, rimanendo fedele alla sua scrivania.
la persona giusta alla quale chiedere cosa dirà un precario dei tempi attuali, uno di quei giovani costretti a cambiare lavoro ogni 2 mesi e nella piena incertezza. Ma siccome oggi cambiano di più, ma forse non è male se cambiano perché così vedono anche altre cose, sì. Molti gli operatori premiati oggi, tra coloro i quali hanno lavorato per più di 36 anni nella medesima azienda in Alto Adige. Il comparto più rappresentato è quello dei bancari e forse c'era da immaginarselo. Premiate anche le aziende più longeve. Spiccano i 154 anni del Gasthaus Rauscher a Egna. Riesce difficile pensare che sia stato aperto nel XIX secolo e abbia saputo resistere fino ad oggi. Ma il suo spazio se lo merita anche Albino Zanoni, titolare dell'omonima ferramenta di Via Torino a Bolzano. 54 anni nel medesimo esercizio, là dove aveva iniziato a lavorare da ragazzino come apprendista. C'erano i tempi che era bisogno anche di qualche quattrino per aiutare un po' tutto l'ambiente familiare e quindi io mi sono portato in questo negozio che era vicino alla mia abitazione, che è un negozio di ferramenta, e lì ho proseguito, diciamo, tutta la mia vita, se può dire, che va avanti ancora tuttora. Quindi sono già 54 anni che mi trovo sempre nello stesso ambiente e si prosegue con tutte le difficoltà varie. Con i tempi odierni è aumentata tantissimo la concorrenza gigante, diciamo, non i colleghi, diciamo, di stesso livello. Comunque bisogna affrontare, o si chiude o si va avanti, diciamo. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Appena ridotto in appello per Awichawi Boubaker, il giardiniere tunisino che il 18 giugno del 2012 uccise in via Winkel a Merano con 3 coltellate una 65enne ex parrucchiera del posto, Erna Pirpamer, con cui aveva avuto una relazione sentimentale. In primo grado l'uomo aveva rimediato una condanna a 18 anni di reclusione. A differenza di quanto accaduto in primo grado, i giudici della Corte d'Appello hanno riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, riducendo di 2 anni, come detto, la pena. È stata presentata oggi l'attività del Centro di Sperimentazione Agraria di Lainburg, vero fiore all'occhiello tra gli enti controllati dalla provincia. 360 progetti di ricerca sviluppati tra il 2012 e il 2013. Basterebbero questi numeri per spiegare l'importanza del Centro di Sperimentazione Agraria di Lainburg, il cui bilancio dell'attività è stata presentata oggi dall'assessore provinciale competente Arnold Schuller. Un centro dove innovazione e ricerca sono al servizio dell'agricoltura, l'attività più radicata e tradizionale dell'Alto Adige. I risultati raggiunti sono di particolare importanza sul fronte della tutela delle piante da organismi nocivi. Un settore molto importante che approfondisce la biologia ed il comportamento dei parassiti, sviluppando varie metodologie tese a superare il concetto di fitofarmaco velenoso e cercando di combinare gli interessi dei contadini alla tutela dell'ambiente. Ma è solo uno dei tanti comparti che fanno di Lainburg un vero e proprio fiore all'occhiello per l'amministrazione provinciale. La nostra ricerca è la base per l'innovazione nell'agricoltura di domani. Noi mettiamo a disposizione tutti i risultati agli organismi, ai servizi di consulenza, ma anche ai contadini direttamente. Questo è, da una parte sono le varietà, cosa sarà la prossima varietà da piantare, dall'altra parte anche tante analisi di laboratorio per la concimazione. Per esempio, in questo laboratorio facciamo, più di 10.000, campioni all'anno. Una struttura molto importante, si diceva, per la provincia di Bolzano. L'attuale programma di attività comprende 352 progetti, tra i quali 9 avvengono con finanziamento esterno. Nel 2013 il centro di sperimentazione Lainburg è riuscito ad ottenere 2,3 milioni di euro di mezzi finanziari esterni per nuovi progetti di ricerca. No, perché abbiamo diversi programmi strategici che vengono scelti da diversi motivi. Un motivo è la qualità sulla quale dobbiamo puntare, poi la salute delle piante, l'agrodiversità, e poi anche perché siamo in montagna, l'altitudine e la montagna.
Ammonta a 15.000 euro la somma inviata dalla Caritas altoatesina in Bosnia e Erzegovina in Serbia, zone colpite dalle precipitazioni più intense degli ultimi 120 anni che stanno causando un disastro senza precedenti. Almeno 44 le vittime, un centinaio di dispersi, decine di migliaia le famiglie evacuate. La Caritas invita la popolazione altoatesina a contribuire agli interventi d'aiuto con donazioni alla stessa Caritas. Cambiamo argomento, forti disagi stamani in Viareggio a Bolzano a causa di un cantiere stradale. Gli operai della ditta incaricata delle opere hanno cercato di incanalare il traffico lungo un senso unico alternato che si è rivelato immediatamente non attuabile. A causa degli autobus che si immettevano da via Ortles e bloccavano la corsia, la situazione è subito precipitata e tra l'altro in mezzo al traffico sono rimaste imbottigliate anche alcune autoambulanze, poiché nemmeno il 118 era stato avvisato della chiusura della strada. Sul caso ha preso posizione con dure critiche al comune l'esponente di Alto Adige nel cuore, Francesco Mafrici. Ed ora passiamo alle notizie in breve. Ammontano a circa 20 milioni di euro i tagli che verranno operati a carico del bilancio della sanità in Alto Adige. È quanto emerso dalla due giorni di riunione convocata nel fine settimana dall'assessore provinciale competente Marta Stocker a Pianizza di Sopra. Si è deciso che quattro gruppi di lavoro elaboreranno proposte per altrettanti ambiti. Nessuno dei sette ospedali in attività chiuderà i battenti, ma per alcuni di essi si prevede una riduzione dell'attività specialistica. Decisamente originale l'idea di un artista americano che intende unire in una sorta di catena umana sonora Trentino, Alto Adige e Tirolo austriaco, il tutto nell'ambito del festival TransArt. L'idea è di Jeffrey Trowell, pittore, videoartista americano. Il 14 settembre prossimo, oltre 6.800 persone collocate l'uno ad una distanza di 50 metri dall'altra dovranno mettersi a cantare in una maxi catena canora che collegherà Ala Kufstein e che sarà lunga 342 km. Hanno attirato lo sguardo interessato di appassionati e non le tante vetture storiche che nel fine settimana hanno preso parte al raduno di Oldtimer organizzato dal Racing Team Merano, nutrito il programma della tre giorni con una serata di gala per i partecipanti, una gara di regolarità nonché un raduno di autovetture storiche. L'evento clou è stata la prova di regolarità tenutasi in Alta Valpassiria tra San Martino ed il Passo Rombo. Passiamo ad occuparci di occupazione ed economia, nuovi posti di lavoro a Egna grazie alla cooperativa Tau Service. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Giungono segnali confortanti in termini di occupazione. 15 persone, infatti, dopo aver perso il posto di lavoro, hanno iniziato uno stage presso le strutture del Lido di Egna e la Wirt Arena. È molto interessante perché noi speriamo in una buona gestione, in una buona stagione del Lido, perché comunque è legata a tanti posti di lavoro, a tanta gente che lavora qui e che ha la possibilità di fare qualcosa. L'anno passato, grazie al servizio di ristorazione, 12 persone sono state assunte. Il tutto porta alla firma della cooperativa Tau Service, un impegno ma soprattutto un grande sforzo reso possibile grazie ad un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso corsi formativi della durata che varia da 300 ore a 500. È un sistema, una modalità di sviluppare attività operativa per reinserire persone oltre i 50 anni nel mondo lavorativo. Quindi queste persone vengono reinserite all'interno dell'attività della cooperativa per poi dopo andare a lavorare presso altre strutture. Quindi non facciamo altro che fare una sorta di transito per recupero di competenze. La cooperativa Tau Service è nata nel giugno del 2012 e conta 12 soci. L'obiettivo primario è quello di riaccendere il motore dell'economia mediante la ricollocazione di persone esodate o disoccupate. Ancora una notizia di cronaca, un rumeno di 28 anni e un trentino di 55 anni, entrambi senza fissa dimora, sono stati arrestati in due distinte attività per il possesso di armi alterate. Nel primo caso i carabinieri di Tesimo ieri pomeriggio hanno fermato nel corso di un controllo su strada il 28enne rumeno, trovandolo in possesso di una pistola artigianalmente modificata. Sono in corso indagini per verificare se l'arma sia stata utilizzata per la commissione di qualche delitto.
delitto più grave. Nel secondo caso invece i carabinieri hanno rintracciato il 55enne di origini trentine, destinatario di un provvedimento restrittivo. Nel febbraio 2010 era stato trovato a San Genesio con un'arma artigianalmente alterata, di qui il suo arresto. E con questo è tutto per quanto riguarda la prima parte del nostro telegiornale, ma rimanete con noi perché subito dopo torneremo con il magazine interamente dedicato allo sport e con il Vas Van Vo. Brick System, tutto il giardino che volete. Birkert Shop, Living and Garden Design. Per la tua casa, quattro reparti. Giardino, arredamento, bricolage, divertimento, d'altissima qualità. Naturalmente made in Italy Alto Adige. Birkert Shop, a Villa Bassa. Passione per il legno. Il nostro gas e la nostra corrente in tutto l'Alto Adige. Scopri i vantaggi di AEV presso i nuovi Energy Store di Bolzano e Merano. AEV, la tua energia.